che nome date al vostro bambino? Francesca. No, stop. Per i vostri bambini, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E voi disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Sì. Cari bambini, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce, e dopo di me anche voi, genitori e padrini, farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore. Figlio. Ti preghiamo, Signore.
unta questa acqua perché i tuoi eletti rigenerati dello Spirito Santo entrino a far parte del tuo popolo. Per i genitori, bambini e madrini, i bambini che voi presentate stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio darà loro una vita nuova e rinasceranno dall'acqua dello Spirito Santo. A voi il compito di educarli nella fede perché la vita divina che ricevono in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumere questo impegno, memoria delle promesse del vostro battesimo rinunciate al peccato, e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa, nella quale i vostri figli vengono battezzati. Rinunciate a Satana? Rinunciate. E a tutte le sue opere? Rinunciate. E a tutte le sue istruzioni? Rinunciate. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato da morti, siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. Cristo Gesù nostro Signore. Thank you.
vi ha liberato dal peccato e vi ha fatto rinascere dall'acqua dello Spirito Santo, unendomi il suo popolo. Egli stesso vi consacra con un crisma di salvezza perché inseriti in Cristo, sacerdote, re, profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Ecco Francesco.